Ancora veleni sulla istituzione della ZTL nel centro città di Acireale. Gruppi di commercianti pronti a consegnare le licenze. E un romeno di 26 anni, l'assassino di Angelina Cantarella, ritrovata morta lunedì in un pollaio ad Aci Buonaccorsi. Radio TV Forum martedì scorso a Roma in occasione della ricorrenza dei 40 anni di attività dell'emittenza privata. Prestigioso riconoscimento per la nostra Radio Etna Espresso. TG Reporter, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto la nostra informazione. Abbiamo visto insieme i titoli del TG, altre notizie nel corso del notiziario, ad esempio a Giarre. Torneremo a parlare di amministrazione, di politica, perché il sindaco Angelo Danna ha assegnato le deleghe agli assessori della propria giunta. Vice sindaco sarà il professore Vitale. Poi a Cireale, piazza Dante, due campetti sportivi rimangono chiusi e così i ragazzi giocano in strada. L'associazione Rivivi piazza Dante chiede un tavolo di concertazione tra i vari enti. E poi Santa Venerina, festa grande ieri sera per gli 80 anni di autonomia comunale. Ma come abbiamo visto insieme dai titoli, apriamo il telegiornale di oggi parlando della ZTL nel centro città di Acireale. Gruppi di commercianti sarebbero già pronti a consegnare le licenze, si ritengono danneggiati dalla ZTL, dalla futura ZTL che da qui a breve andrà ancor più ad istituirsi all'interno del centro cittadino. Vediamo insieme. ZTL, continuano i veleni e le polemiche. A neanche una settimana dalla sua istituzione, e per di più ancora non operativa in diverse zone del centro, ma lo sarà dal 1 luglio, si ingrossa il fronte del no. Dopo numerose proteste di residenti, di diversi consiglieri comunali d'opposizione che hanno richiesto ed ottenuto una seduta di consiglio urgente specifica per martedì prossimo, oggi si registra la dura presa di posizione di una delle attività storiche del centro, il bar Cipriani. Da stamane infatti campeggia, attaccata sul muro accanto all'ingresso del bar, un manifesto di protesta che preannuncia lo stato di agitazione. A partire dal prossimo 4 luglio si legge: depositeremo sul tavolo del sindaco le nostre licenze commerciali e nei giorni successivi verrà recapitata una lettera di licenziamento ai nostri dipendenti. Ci hanno imposto una ZTL, continua il manifesto, senza nessun confronto, e chi ha lavorato da sempre per la città, come noi, non merita un trattamento ignobile come l'imposizione con arroganza, incompetenza e superficialità del sindaco e dei suoi più stretti collaboratori. Noi dipendenti abbiamo paura che turismo non ce n'è ad Acireale grazie a questa amministrazione, e come potete vedere le macchine non si possono fermare e non possono andare nelle attività. Voi chiedete, di fatto andrebbe pure bene la ZTL per certi versi, però una concertazione con gli esercenti, con i locali, per capire gli orari, i modi e come eventualmente intervenire. In un orario secondo me quanto si può circolare a piedi, dalle 9 oppure, ma la mattina bisogna circolare con i mezzi, secondo me. Un'iniziativa, quella del manifesto del bar Cipriani, ripresa anche da altre attività della zona, ma in via del tutto personale, in quanto manca ancora una linea comune che probabilmente verrà discussa questo pomeriggio nella riunione tra commercianti in programma nella sede della Confcommercio. Ma il no alla ZTL non è un no assoluto e a priori, perché sia i consiglieri comunali che negli ultimi giorni hanno sollevato critiche, sia i commercianti che si sono lamentati, sono favorevoli alla chiusura del centro storico, ma chiedono confronto e programmazione. E contestano pure le modalità della ZTL, soprattutto quell'H24 che creerebbe disagi di servizi e un crollo dei ricavi per le attività commerciali interessate. Lo sottolineano anche i componenti della sesta commissione consigliare con delega alla viabilità, Silvestro Torrisi, Francesco D'Ambra, Giuseppe Vasta e Rosario Scalia, che pur valutando utile l'istituzione di una ZTL, si legge in una nota, ritengono indispensabile che la stessa venga attuata con modalità ed orari tali da non creare disagi ai cittadini e ai commercianti, cosa che avverrebbe con la chiusura H24, soprattutto senza gli appositi studi del PUT, visti gli incontri già svolti con il comandante della Polizia Municipale ed il sindaco, in cui gli stessi componenti hanno sottolineato la possibilità di istituirla a fasi.
Il componente Lorenzo Leotta invece plaude all'iniziativa dell'amministrazione comunale e sottolinea come non si tratti di istituzione della ZTL ma di una sperimentazione propedeutica e necessaria alla redazione da parte dell'Università di Catania del piano urbano del traffico. Adesso andiamo in cronaca. Giarre, grave incidente stradale questa mattina intorno alle ore 10 in via Aldo Moro, poco dopo l'incrocio con via Basta. L'impatto frontale è avvenuto tra uno scooter Honda SH125 ed una Fiat Panda. Secondo una prima ricostruzione sembra che la Panda, alla cui guida vi era una donna, fosse parcheggiata e che stesse immettendosi nella corsia di marcia in direzione Tre Punti. A quel punto sopraggiungeva in direzione opposta lo scooter. I due mezzi così si sono scontrati. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane di 23 anni che indossava il casco e per il quale, viste le condizioni sanitarie del 118 intervenuti in ambulanza, hanno allertato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito all'ospedale Cannizzaro. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Municipale. L'omicidio della donna di Aci Buonaccorsi, un romeno reo confesso in manette, ma ci sono ancora altri dettagli da chiarire. Restano ancora dei dettagli da chiarire sull'omicidio avvenuto ad Aci Buonaccorsi, in cui è rimasta uccisa Angelina Cantarella, 76 anni, ma il più è stato fatto. Il presunto assassino è già stato individuato ed avrebbe anche confessato. Il giallo era scattato lunedì quando il cadavere della donna era stato ritrovato da alcuni parenti preoccupati per il fatto che la signora non rispondesse alle telefonate. Era stato trovato nel piccolo edificio adibito a pollaio in via Vittorio Veneto al confine con il comune di Via Grande di proprietà della donna. Inizialmente si era pensata a una morte naturale, un malore a seguito del quale la donna era caduta battendo la testa su uno scalino in pietra lavica del casolare. Le analisi sul cadavere, in particolare sulla ferita alla testa, hanno però subito spinto i carabinieri che stavano seguendo le indagini, militari della compagnia di Via Grande, a seguire una pista diversa, quella dell'omicidio. E la pista ha portato a Florin Cardos, 26 anni, rumeno. L'uomo, che ufficialmente risiedeva a Trecastagni, di fatto abitava in una casa di proprietà sempre della famiglia Cantarella, in quanto svolgeva alcuni lavoretti per conto della signora Angelina, compreso quello di badante, dato che la signora era affetta da una lieve disabilità che tuttavia non le impediva di essere praticamente autosufficiente. A lui i carabinieri sono arrivati grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che lo hanno inquadrato sabato sera mentre usciva dall'abitazione della donna a ridosso dell'ora stabilita dal medico legale per la morte dell'anziana. La casa si trovava poco distante dal casolare dove poi è stata ritrovata morta la signora Angelina. In quella casa Cardos aveva già fatto piazza pulita di contante, 2000 euro circa, e di una carta bancoposta di proprietà dell'anziana donna. Subito fermato, inizialmente il giovane ha negato ogni responsabilità, ma nel frattempo i carabinieri effettuavano una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, trovandovi le chiavi di casa e dell'autovettura di Angelina Cantarella e ancora un portafoglio e un paio di orecchini. In più c'erano indumenti sporchi di sangue. Messo di fronte all'evidenza delle prove, così Florin Cardos è crollato e nella notte tra mercoledì e giovedì avrebbe confessato davanti al pubblico ministero e al proprio avvocato tanto il furto quanto l'omicidio, che sarebbe stato commesso sbattendo la testa della donna contro il gradino di pietra. Il rumeno è stato quindi incarcerato nella casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del processo, nel quale dovrà difendersi dalle accuse di omicidio pluriaggravato e furto in abitazione. Il sindaco della città metropolitana di Catania, Enzo Bianco, ha convocato per lunedì 27 alle 9.30 nella sede di Palazzo Minorite i sindaci dei comuni che fanno parte del nuovo ente per l'insediamento della conferenza metropolitana, organo previsto dalla legge istitutiva. A seguire si svolgerà la prima assemblea, conferenza provinciale, per la razionalizzazione della rete scolastica. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Quando scegli un paio di occhiali, non ti accontentare. Cerca quella qualità visiva che va oltre il semplice guardare e scoprirai che c'è più vita in quello che vedi. Chiedi al tuo ottico lenti Zeiss. Ottica Grasso, centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Aci Reale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. A 0,28. E così?
cos'è A028? La parte finale del tuo codice fiscale? A028 è il punto d'inizio per chi cerca oggettistica di qualità. È il concept store che ad Acireale mancava. Un tuffo nell'oggettistica di design, un covo di idee, una filosofia di vita. A028, ideale per scegliere il regalo giusto, quello che soddisfa la mente, la vista, il piacere. A028, oggettistica di design, Corso Umberto 174, Acireale. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. Vai dove ti porta il cuore. Scegli dove fare un break. Al mare, in collina, in montagna o in città, Blue Bar c'è. Granite, gelati tutti i gusti, dolci buonissimi, tavola calda, ricchi aperitivi e tanto altro da gustare in ogni momento della giornata. Blue Bar, vai dove ti porta il cuore. A Stazzo, a Fleri, a Zafferana. O se ti fermi in città, Blue Bar Daci, nuova apertura, via Ingegnere Antonino Scalia. Piscine Castiglione. Scegliete come volete la vostra piscina, noi ve la realizziamo. Con Piscine Castiglione il vostro progetto diventa realtà. Grazie all'esperienza, alla creatività e alle nostre tecnologie potrete sbizzarrirvi e richiederla come la sognate. Vi consiglieremo per renderla funzionale anche scenograficamente. Chiedete un progetto e un preventivo al concessionario di zona, Michele Messina, via del Santuario 4, Acireale. Telefono 328 222 44 41. Piscine Castiglione. Dal 1961 la storia delle piscine. Radio Etna Espresso. Radio Etna Espresso. Radio Etna Espresso, da sempre in grande sintonia. Come anticipato mercoledì scorso ai nostri microfoni, ieri il sindaco, il neosindaco di Giarre, Angelo Danna, ha conferito le deleghe alla squadra assessoriale. Vediamo insieme. È un lavoro di squadra quello che il neosindaco Angelo Danna intende portare avanti con i suoi assessori freschi di nomina. Ieri nella sala consiliare del comune di Giarre sono infatti state assegnate le deleghe. Giuseppe D'Urso sarà assessore ai lavori pubblici, urbanistica e pianificazione territoriale e ancora alle politiche ambientali, alla protezione civile, al verde pubblico, alla mobilità, al servizio idrico, ai rapporti con il consorzio di depurazione e ai servizi cimiteriali. Piero Mangano sarà invece assessore a sport, turismo, cultura, politiche agricole e programmazione territoriale. Enza Rosano, assessore in quota rosa, avrà le deleghe alla famiglia, alle politiche sociali, comprese pubblica istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, progettazione europea e politiche abitative. Vice sindaco sarà Salvo Vitale, che avrà anche le deleghe a bilancio e tributi, sviluppo e programmazione economica e imprenditoriale, attività produttive e affissioni pubblicitarie. Il sindaco ha riservato per sé le deleghe ad affari generali, innovazione tecnologica, sanità, comunicazione, volontariato e associazionismo, contenzioso, polizia municipale, nonché rapporti con la città metropolitana di Catania. Ad Acireale, breve seduta del Consiglio Comunale ieri sera, nel corso della quale è stato esitato il regolamento avente ad oggetto il Consiglio dei Bambini. La consigliera Mariella Bonanno, prima firmataria della mozione Città a misura di bambino, anche a nome dei colleghi cofirmatari Giuseppe Ferlito e Maria Teresa Privitera, nel ringraziare i colleghi della prima e della quinta commissione nelle persone dei consiglieri Andrea Quattrocchi, Adriana Finocchiaro, Giuseppe Musmeci, Antonello D'Agostino, Rito Greco, Orazio Frizzi, Antonio Castro, Sabrina Renzi,
Renna, Luca Raimondo e Nino Sorace, nonché il dirigente Licciardello, la dottoressa Carmela Borzigli, assessori Adele Danne, Giuseppe Sardo e il sindaco Roberto Barbagallo, ha evidenziato come questo regolamento, in parte attuativo della mozione già approvata all'unanimità dal Consiglio, è la prova tangibile di una sempre maggiore apertura nei confronti delle esigenze dei bambini, in considerazione del fatto, ha sottolineato la Bonanno, che essi sono gli adulti del domani e dal loro sano e armonico sviluppo dipende il futuro di tutti noi. Queste le parole del consigliere Bonanno. Rimaniamo ad Acireale, Piazza Dante. Il comitato Rivivi Piazza Dante sollecita un tavolo di concertazione tra i vari enti interessati perché possano aprire finalmente battenti due campetti sportivi che rimangono chiusi ai bambini. Due campetti sportivi nella zona di Piazza Dante, il primo di proprietà dell'IACP, il secondo costruito, anzi ammodernato di recente con il contratto di quartiere Piazza Dante, che dovrebbe essere introitato dalla parrocchia ma che ancora rimane chiuso, così come il primo campetto, cioè quello dell'IACP. La denuncia giunge dal comitato cittadino Rivivi Piazza Dante, che chiede all'amministrazione comunale e a tutti i soggetti interessati una tavola rotonda perché al più presto possono essere aperti questi campetti. Per l'ennesima volta torno a richiamare l'attenzione su queste strutture che sono state create e non vengono utilizzate, mentre sappiamo benissimo che in questo quartiere c'è molto bisogno di strutture sportive. È inaccettabile che queste strutture si invecchino senza essere utilizzate. Adesso la scuola è finita, arriva l'estate, dove devono andare i ragazzi? Dove devono andare a giocare i ragazzi? Devono andare per strada o in posti non idoni, con tutti i rischi che questo può comportare. Io chiedo all'amministrazione di indire nel minor tempo possibile un incontro tra tutte le parti in causa per cercare di trovare una soluzione a questo e di consegnare queste strutture ai cittadini, ai figli, ai ragazzi di questo quartiere. Noi come comitato siamo disponibili ad accudire, ad occuparci di queste strutture, solo ed esclusivamente per il bene della comunità di Piazza Dante. Radio TV Forum martedì scorso a Roma in occasione della ricorrenza dei 40 anni di attività dell'emittenza privata. Prestigioso riconoscimento anche per la nostra Radio Etna Espresso. 40 anni fa le radio e le TV locali hanno rivoluzionato il modo di fare informazione nel nostro paese, aprendo le porte al pluralismo e consentendo a tutti i cittadini di essere più liberi e più consapevoli. Con queste parole il coordinatore di Aeranti Corallo, Marco Rossignoli, ha aperto lo scorso martedì a Roma il Radio TV Forum dedicato alla ricorrenza dei 40 anni di attività dell'emittenza radio-televisiva locale italiana a seguito della liberalizzazione dell'etere, conseguente alla storica sentenza della Corte Costituzionale del luglio 1976 che sanciva la cosiddetta libertà d'antenna. L'avvocato Marco Rossignoli nel suo intervento ha fatto il punto sullo stato dell'emittenza radio-televisiva locale, precedendo gli interventi qualificati di Luigi Bardelli, presidente dell'Associazione Corallo, di Felice Blasi, presidente del Coordinamento Nazionale dei Corecom, di Daniela Scano, responsabile informazione dell'emittenza radio-televisiva locale della Federazione Nazionale della Stampa e dell'onorevole Antonello Giacomelli, sottosegretario di Stato allo sviluppo economico con delega alle comunicazioni che, sottolineando il ruolo di interesse pubblico delle radio e televisioni private, per celebrare la ricorrenza dei 40 anni, ha annunciato l'emissione di un francobollo celebrativo da parte di Poste Italiane. Dopo 40 anni, come si assicura un grande futuro da protagonista a un settore che lo è stato fino ad oggi? Il tema riguarda la tecnologia, le frequenze, il riconoscimento delle frequenze, riguarda il digitale, riguarda l'LCN, il numerino attraverso cui si identifica ogni fornitore di contenuti, riguarda il riconoscimento di una funzione. Per la prima volta una parte del canone va all'emittenza locale perché si riconosce la funzione di interesse pubblico, riguarda chi deve avere contributi. In questo settore c'è chi scommette sul proprio ruolo di editore ogni mattina,
ogni mattina facendo i conti con la difficoltà della dimensione industriale, e c'è chi forse fino ad oggi ha approfittato delle lacune. La normativa ha preso contributi a pioggia. Allora, io vorrei che uscissimo da questo settore, da questa fase, in sostanza evitando di disperdere risorse e concentrandole su chi scommette sulla propria impresa e sul proprio ruolo di editore. Lo facciamo discutendo con le associazioni delle emittenti, delle TV e delle radio locali, ma lo facciamo soprattutto con una convinzione. Questo settore può essere ancora protagonista, a patto che mantenga la caratteristica che aveva 40 anni fa. Come ha detto Marco Rossignoli, perché si è affermato? Perché era un sistema innovativo e rivoluzionario rispetto al contesto in cui operava. Ecco, io penso che l'emittenza locale non debba diventare una parte di uno status quo che chiede di conservare se stessa, ma debba mantenere questa capacità di essere innovativa. A conclusione quindi di un seminario sugli scenari di sviluppo multimediale, digitale, radiofonico e televisivo terrestre per l'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'associazione Aeranti Corallo ha voluto premiare le emittenti che operano dal 1976 nel quarantennale della liberalizzazione dell'etere. A ricevere l'ambito riconoscimento 70 realtà operative in tutta Italia tra radio e televisioni, e tra queste anche la nostra cara Radio Etna Espresso, rappresentata nell'occasione dalla proprietà, vale a dire l'amministratore unico Giulio Vasta, il direttore responsabile Antonio Garozzo e la responsabile dell'ufficio amministrativo Mirella Garozzo. Un riconoscimento gradito e che certifica l'impegno di chi, come sottolineato durante la premiazione, ha saputo attraversare il deserto della crisi, confermandosi una voce autorevole del territorio. Inizialmente, infatti, c'era una sola televisione e una sola radio, la RAI. Insieme raccontavano l'Italia. Poi arrivarono le radio, quindi le TV private, che si sono confermate realtà indispensabili per i territori serviti, come evidenziato dai dati. Basti pensare infatti che nel 2015 il 93% della popolazione ha dichiarato di ricevere attivamente informazioni in merito a fatti di attualità e politica locale dalle emittenti locali. Festa solenne ieri a Santa Venerina per gli 80 anni di autonomia comunale, appunto della stessa comunità locale. Una giornata memorabile iniziata con l'arrivo dei gonfaloni dei sindaci dei comuni di Giarre, Zafferana e Acireale, tutti confluiti in Piazza Roma, dove si sono uniti al gonfalone e al sindaco di Santa Venerina. L'omaggio ai caduti e il discorso del sindaco ospitante Salvo Greco sull'unità di popolo di Santa Venerina, ancor prima dell'istituzione del nuovo comune. Poi il percorso fino a Piazza Regina Elena, accompagnato dalla banda della Brigata Meccanizzata Aosta di Messina, che si è esibita sul palco in un repertorio vario. Quindi l'atteso intervento dei sindaci Roberto Barbagallo di Acireale, Angelo Danna di Giarre, Alfio Russo di Zafferana Etnea, accolti dal primo cittadino di Santa Venerina, Salvo Greco. Riconoscimenti sono stati consegnati ai primi due iscritti nel registro anagrafe del 1936, quindi la premiazione del concorso Balconi Fioriti dinanzi a tante autorità civili e militari. Ad Aci Catena, lunedì alle 11, nella sala giunta del Palazzo di Città, verrà presentata l'edizione 2016 di Cine Nostrum, rassegna cinematografica che quest'anno dedicata all'esilarante coppia palermitana Ficarra e Picone, i due reduci da una stagione esaltante dal banco del TG satirico di Antonio Ricci su Canale 5, Striscia la Notizia, saranno i mattatori in Piano Umberto dal 3 al 9 luglio con ingresso gratuito. All'incontro con i giornalisti parteciperanno tra gli altri il sindaco Scienzio Maesano e il direttore artistico di Cine Nostrum Francesco Grasso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Radio Etna Espresso. Radio Etna Espresso, da sempre in grande sintonia.
Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, Aci Reale. Per info 095 60 48 83. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio OXO, 100% ottici optometristi. Richiedi la OXO Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, ottica e fotografia, Corso Italia 18A, Aci Reale, professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Il nostro giardino è stato trasformato in un angolo di paradiso. Ci ha pensato Vecchio Piscine. Non più solo piscine, grazie ad un'equipe specializzata e al nuovo showroom Arredo Style per l'arredamento esterno ed interno. Arredi vasche idromassaggio, saune finlandesi al miglior prezzo sul mercato. Vasche ornamentali, gibus, la stanza del sole, tende, pergolati, elegantissimi ombrelloni FIM. Arredo Style by Vecchio Piscine. Arredamenti per la casa e idee regalo originali. A Giarre, all'uscita del casello autostradale. Per info 095 97 02 123. Bella la vita! Profili ha cambiato look, ora è nel nuovo showroom, sempre in corso Savoia, ma al numero 157, con più spazi e una luminosissima esposizione di oggetti prestigiosi e di classe, servizi di piatti, bicchieri, posate, anche per il quotidiano, oggettistica, oltre a un grandissimo assortimento di raffinatissime bomboniere per ogni circostanza da impreziosire. Profili, da 30 anni con i nostri oggetti abbiamo arredato le case di tante famiglie. Profili, nuovo showroom in corso Savoia 157. Se avete scelto l'Etna come meta, passando per Lingua Glossa, fermatevi al Garden Bar. Lo trovate di fronte alla villa, in via Roma 216. Garden Bar. Dalla scuola pasticcera Acese, centinaia di prodotti buonissimi da gustare in ogni momento della giornata. Dalla colazione alla tavola calda, dalla rinomata granita di mandorla agli aperitivi, dalla pasticceria con produzione giornaliera alle paste di mandorla, ai gelati tutti i gusti. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Se passate per Lingua Glossa, vi aspettiamo al Garden Bar, in via Roma 216. Fermatevi! Terza parte di TG Reporter. Ad Aci Reale il dirigente della scuola Paolo Vasta, dopo il trionfo al Festival del Teatro Scolastico Chi è di Scena, spiega il valore educativo e pedagogico che il corpo docente riconosce all'esperienza teatrale. Anche quest'anno la scuola Paolo Vasta ha portato avanti un'interessante iniziativa teatrale coinvolgendo circa 50 ragazzi che si sono cimentati in canto, ballo e recitazione. Riconoscendo il grande valore pedagogico della drammatizzazione, il dirigente scolastico Nunziata Di Vincenzo e le docenti di educazione musicale Lucia Lizio e Roberta Spinella hanno affidato agli allievi la realizzazione del musical Sister Act, che ha trionfato nella graduatoria riservata agli istituti comprensivi all'interno del Festival del Teatro Scolastico Chi è di Scena, bandito dall'assessore alla pubblica istruzione Adele Danna. I ragazzi che con dedizione, professionalità e sano divertimento hanno condotto l'iniziativa hanno portato a casa inoltre dei prestigiosi premi, a partire dal primo premio per i migliori costumi realizzati dall'atelier Mary e Nelly Indelicato, primo premio per il miglior attore protagonista, per la miglior attrice protagonista e per il miglior attore non protagonista, nonché, dulcis in fundo, un premio pecuniario di 500 euro. Al di là dei riconoscimenti esterni, dopo il grande successo dello scorso anno nel libro riadattamento di Cavalleria Rusticana, i ragazzi hanno avuto, attraverso questa magica esperienza, la possibilità di migliorare la dizione e di superare certi problemi relativi all'adolescenza. L'esibizione all'Arena Eden di Villa Belvedere e la premiazione di Giorno 28 a Piazza Duomo ne sono stati la dimostrazione, in cui i piccoli attori hanno avuto l'opportunità di superare l'impatto con il pubblico e di acquisire maggiore fiducia in se stessi. La scuola riconosce effettivamente il grande valore pedagogico del teatro e quindi da anni si cimenta in queste attività. È un'attività, quella teatrale come quella musicale, che fa parte del nostro piano dell'offerta formativa e che è molto apprezzata dai ragazzi e anche dalle famiglie, perché effettivamente abbiamo una certa partecipazione da parte dei ragazzi. E ogni anno si scelgono quelle opere che sono particolarmente adatte al gruppo che ha aderito a questo progetto e quindi
quest'anno è stato pensato un riadattamento di questo musical Sister Act, liberamente poi riadattato da noi, dai docenti che se ne sono occupati, e devo dire che appunto ha dato un ottimo risultato, in quanto i ragazzi si sono pienamente calati nella parte e hanno saputo tenere scena e interpretare bene quello che era il testo del teatro, del musical, e si sono esibiti molto bene, hanno tenuto bene la scena, hanno saputo anche coinvolgere il pubblico. Quindi l'occasione di partecipare a un concorso è stata un'ulteriore occasione per cimentarsi in questa attività, ma era già un'attività prevista dalla scuola, e quindi l'occasione l'abbiamo colta al volo, e devo dire ci ha dato anche un bellissimo risultato, per cui siamo molto contenti, soprattutto per i ragazzi, perché è stato un grande impegno, un grande sacrificio da parte loro, e naturalmente non da meno quello dei docenti che hanno partecipato e hanno saputo coinvolgere veramente i ragazzi in questa attività. Non è mai mancata la collaborazione delle famiglie, perché naturalmente hanno contribuito sia logisticamente, sia rispetto alle idee, alla condivisione delle idee che la scuola porta avanti, e quindi il sostegno dei genitori e la loro partecipazione per noi è assolutamente importante. L'Associazione Giovani e Tradizione celebra il suo 10° anniversario e per l'occasione ha organizzato un triduo spirituale nella chiesa di Sant'Antonino da Padova, da Cireale. Il via sarà dato oggi alle ore 18 con la recita del Rosario, il canto delle Litanie Lauretane. Seguirà la Santa Messa con l'assistenza pontificale di Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Cireale. Domani invece alle ore 19 sarà presentato il libro Permanere nella verità di Cristo, matrimonio e comunione nella Chiesa Cattolica. Domenica infine la conclusione del trido dalle 9.30 alle 10.30, le confessioni, poi alle 10.30 appunto la Santa Messa latino-gregoriana. Giovani dipendenze, come contrastarle e offrire alternative concrete. Questa sera alle 18 al Palazzo del Turismo in via Ruggero VII da Cireale si terrà l'annuale giornata di studio e confronto sul tema delle dipendenze e sugli strumenti idonei al contrasto dei distinti fenomeni. L'impegno continua dopo l'approvazione della mozione contro le dipendenze presentata dal consigliere comunale Sabrina Renna e votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Cireale, a seguito della quale si è svolta un'intensa piattaforma di attività con il duplice obiettivo informazione e contrasto. Si parlerà di questo dunque oggi alle 18 a Palazzo del Turismo in via Ruggero VII ad Acireale. E adesso lo sport, parliamo di scherma, vediamo insieme il servizio che segue. C'è un bel po' di Sicilia e di Acireale che brilla agli europei di scherma in corso di svolgimento in questi giorni a Torun, in Polonia. Ieri, infatti, la squadra azzurra di fioretto maschile ha conquistato la medaglia d'argento, arrendendosi in finale solamente alla forte Russia col punteggio di 45-42. E per metà l'Ital fioretto maschile è composto da siciliani, l'Acese Daniele Garozzo e il modicano Giorgio Avola. Diciamo che dal punto di vista schermistico siamo stati molto compatti, fino alla finale abbiamo giocato benissimo senza nessun passaggio a vuoto, praticamente andando molto con un passaggio molto netto, con un percorso molto netto. Nella finale abbiamo perso magari un po' d'attenzione, qualche passaggio a vuoto, come ha detto Andrea, abbiamo pagato, e questo non dovrà succedere alle Olimpiadi per vincere la gara. In precedenza invece la squadra azzurra di fioretto aveva eliminato la Gran Bretagna in semifinale e l'Ungheria nei quarti. Una giornata positiva dunque quella di ieri per la scherma italiana, che ha già conquistato 3 medaglie in questi europei polacchi: l'oro individuale della fiorettista Arianna Enrigo e il bronzo di Giorgio Avola, anche se vorrebbe incamerarne altri. A partire, chissà, dalla squadra di spada maschile, che proprio in queste ore sta tirando in pedana. Ed anche in questo caso c'è un bel pezzo di Sicilia da sfoggiare, con l'Acese Enrico Garozzo e il catanese Paolo Pizzo. Gli azzurri hanno già eliminato agevolmente la Finlandia nel tabellone dei 16 e affronteranno la Russia nei quarti di finale. In caso di vittoria sarebbe matematicamente medaglia e sarebbe la quarta per una scuola di scherma, quella italiana, che continua a primeggiare nel mondo, trascinata da quel bel pezzo di Sicilia che fa onore all'isola della Trinacria. E aggiorniamo il servizio, proprio notizia di pochissimi istanti fa, battuta la Russia ai quarti per 27-21, adesso sotto in semifinale con l'Ucraina. Gli azzurri stanno tirando proprio in questi minuti, vedremo nelle prossime edizioni come sarà finita, perché finisce qui di fatto questa edizione del telegiornale, ma prima dei saluti finali un'occhiata al meteo per la giornata di domani.
Mi dicono che non c'è la schermata del meteo, allora lo diciamo noi, domani sarà il tempo in Sicilia sereno o poco nuvoloso, i venti saranno deboli, moderati da sud-sud-est, le condizioni dovrebbero peggiorare nel corso della giornata. Farà però ancora caldo, la temperatura minima di 21 gradi in tutta l'isola e massima tra i 28 e i 30 gradi, i mari saranno calmi. Bene, termina qui dunque questa edizione del nostro TG Reporter, grazie per essere stati in nostra compagnia. Il prossimo appuntamento con l'informazione su questa emittente per domani alla stessa ora. Buon proseguimento di serata a voi tutti.